Comincia la settimana santa con la trionfale entrata di Gesù a Gerusalemme. E questo è il giorno dell'entrata del Re dei Re nella sua città santa. È un re che non assomiglia ai re della terra. Viene cavalcando un puledro. La folla lo riceve con entusiasmo, una gioia che in grande contrasto con il grido «Crocifiggilo!» che un'altra folla griderà nel giorno del Venerdì Santo. Gesù si avvia con fermezza verso la meta del suo cammino, il Calvario. Siamo invitati ad accompagnarlo e sostenerlo con il nostro amore e con la nostra preghiera. Stiamogli vicino, nelle sue sofferenze, e proviamo ad alleviare i suoi dolori con gesti d'amore e bontà verso il prossimo. Approfittiamo di questa Domenica delle Palme per entrare dentro il nostro cuore e pulirlo da tutto ciò che non è degno per il Re dei Re. Mettiamo sotto i suoi piedi i vestiti delle nostre buone azioni e teniamo alzate le nostre mani come delle palme in preghiera di lode e di ringraziamento. Vieni, oh Signore, il mio cuore ti aspetta. Ti prometto di adorarti come meriti e di non vederti ai tuoi nemici. Vicino a me sarai in salvo. Cosa c'è dentro il tuo cuore che non è degno per il Re dei Re? Cosa porti in dono a Gesù nel giorno della sua trionfale entrata nella città santa? Quali propositi vuoi porti per vivere bene la settimana santa?